Siamo giunti alla terza e nostra ultima tappa di questo ritiro che ha avuto come tema principale ripensare il dono della fede, anzi pensare al dono della fede esattamente come quel dono che può cambiare radicalmente la nostra vita, se la intendiamo nel modo giusto. Prima di entrare in questa nostra ultima meditazione, permettetemi di fare questa breve introduzione che spero possa esservi utile. Voi sapete che noi cristiani viviamo immersi in un grande alfabeto che ci aiuta molto, che è quello della liturgia. La liturgia per noi non è semplicemente qualcosa che facciamo senza consapevolezza. La liturgia per noi è come un alfabeto che ci aiuta a dire bene le cose. Se dovessimo usare un'immagine dovremmo dire questo: come fa una madre a dire al figlio che gli vuole bene? Lo bacia, lo abbraccia, compie dei gesti, fa delle cose per trasmettere un'esperienza. Usa un alfabeto, appunto, che è fatto di gesti, che è fatto di cose da fare. La liturgia per noi è la stessa cosa, è un alfabeto che ci viene consegnato per riuscire a dire una cosa che non si riesce a dire. Come fa una persona a dire l'amore? Non riesce a dirlo, può dimostrarlo, può fare qualcosa che esprima l'amore. Come facciamo noi a dire che crediamo, ad esprimere una cosa inesprimibile come la fede che ci portiamo dentro il nostro cuore, compiendo dei gesti? Quindi voi capite che la liturgia per noi è qualcosa di preziosissimo, perché ci dà voce, rende possibile dire una cosa ineffabile, indicibile. Ora, la nostra liturgia cristiana, dopo la riforma del Concilio Vaticano II, è divisa in tre grandi tempi liturgici, A, B e C, così chiamati. Ognuno di questi anni liturgici ha al centro un Vangelo che fa da protagonista, un racconto del Vangelo che guida questo alfabeto della fede attraverso la liturgia. Prima del Concilio Vaticano II, nella liturgia era quasi totalmente assente il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco non lo si leggeva mai se non durante la Settimana Santa, quando si ascoltava il racconto della Passione. Durante i riti della Settimana Santa si leggono tutti i racconti della Passione, quindi anche il racconto di Marco. Ma normalmente l'Evangelista Marco era scartato dalla liturgia, non veniva letto durante la liturgia. Per un motivo molto semplice, era considerato troppo rozzo come Vangelo rispetto a tutti gli altri, troppo sintetico, troppo essenziale, poco elaborato, quasi una sorta di teologia striminzita. Si preferiva Matteo, Luca, Giovanni, e lì sì, per arrivare a Giovanni, che la teologia è talmente sovrabbondante che a un certo punto, quando stai leggendo il Vangelo di Giovanni, ti domandi che sta dicendo. E a volte è faticoso riuscire ad entrare dentro la mente anche del discorso di Giovanni. Marco, al contrario, è semplicissimo. Non ha nulla a che fare con, ad esempio, i racconti dell'inizio della vita di Gesù. Gesù che incontriamo in Marco è già un Gesù adulto e tutto il suo racconto in fondo è passione, morte e risurrezione. Ma con il tempo gli studiosi si sono resi conto, e quindi anche la Chiesa è cresciuta in questa consapevolezza, che Marco forse era l'evangelista più prezioso di tutti, per un motivo molto semplice. Si è scoperto che il Vangelo di Marco è il più antico di tutti. Cioè, gli altri evangelisti hanno dovuto rifarsi al racconto di Marco per raccontare la loro storia. Marco è un po' come la base di tutto. Avete presente, soprattutto in estate, quando si bevono delle bevande fresche, no? E c'è lo sciroppo che poi va diluito con l'acqua. Marco è un po' questo sciroppo che va diluito. Gli altri evangelisti hanno cercato di diluire teologicamente questo racconto di questo evangelista, che è un evangelista strano, perché a differenza, ad esempio, di Giovanni, che è un discepolo di Gesù, il discepolo amato, quindi i racconti della versione giovannea, diciamo che si poggiano moltissimo su questa esperienza diretta del discepolo amato. La comunità giovannea che scrive quel Vangelo si poggia sull'esperienza diretta di San Giovanni, dell'apostolo Giovanni. Marco invece non è un discepolo,
o perlomeno è un discepolo dell'ultimo istante, dell'ultima ora, ma inteso come per ultima ora, proprio l'ultima ora. Se vi leggete il racconto della passione di Marco, vi accorgerete che quando Gesù sta vivendo la sua agonia nell'orto degli ulivi e quando vanno ad arrestarlo, lui inserisce un personaggio stranissimo, un ragazzo che è presente durante l'arresto. È nudo e c'ha addosso un lenzuolo che lo copre. E quando i soldati cercano di arrestare anche tutti quelli che sono presenti, scappano tutti via, lasciano Gesù da solo e tentano di acciuffare anche questo ragazzo. Non riescono a farlo, gli strappano il lenzuolo e lui scappa via nudo. È un'immagine suggestiva di che cos'è il discepolato anche, ma molti esegeti pensano che questo ragazzo che era presente lì, in quell'ultima ora di Gesù, fosse Marco. Marco successivamente, all'inizio un po' della prima esperienza cristiana, ha diviso un po' la sua vita seguendo prima Paolo e Barnaba nei viaggi apostolici e poi soprattutto Pietro. Lo sappiamo perché Pietro lo dice ad alta voce, rivolgendosi ai cristiani dell'epoca, scrivendo a questi cristiani, si rivolge a Marco chiamandolo figlio mio. Se dovessimo usare un'immagine moderna dovremmo dire che Marco era un po' il segretario di Pietro. E quindi tutto quello che racconta lo ha ascoltato viva voce dalle catechesi di Pietro. Ora, perché vi sto facendo questa introduzione? Perché mi piacerebbe che ciascuno di voi, ogni volta che legge il Vangelo di Marco, e siamo nell'anno liturgico B, dove il cuore della liturgia è tutta costruita sul Vangelo di Marco, quando uno legge il Vangelo di Marco deve ricordarsi due cose: che sta leggendo un'esperienza che viene ad esempio dall'Apostolo Pietro, ma sta leggendo anche un'esperienza cristiana di un cristiano che non ha vissuto direttamente gli eventi di Cristo, esattamente come ciascuno di noi. Noi non eravamo lì, noi ci siamo dovuti fidare dell'esperienza di qualcun altro. Marco è uno che riporta questa esperienza di qualcun altro, che ci dice che di Gesù possiamo fidarci anche di quello che gli altri hanno vissuto di lui. E Marco recepisce delle cose, le ordina, le scrive e le trasmette perché possano servire a tutti. Quindi il suo Vangelo non è costruito per convincere qualcuno, è costruito come una sorta di resoconto, come un resoconto di notizie che possono avvicinarci quanto più possibile alla persona di Gesù. Ora, se volete fare anche un fioretto in questi giorni di Quaresima e vi mettete a leggere tutto il Vangelo di Marco, più o meno ci metterete un paio d'ore. Per leggere Marco dall'inizio alla fine ci vogliono un paio d'ore. Ed è molto bello poter leggere un Vangelo dall'inizio alla fine, non dei pezzi del Vangelo, non dei racconti, ma tutto il Vangelo dall'inizio alla fine, perché vi accorgete subito di alcune caratteristiche che solitamente noi non riusciamo a capire quando leggiamo il Vangelo spezzettato. Ad esempio, una cosa che colpisce moltissimo di Marco è che quando Marco racconta di Gesù, quasi mai ci dice che cosa Gesù dice. Entrò in una casa e cominciò a parlare alla gente. Sì, ma che cosa ha detto? Marco non ce lo dice. Ci racconta il contorno, le persone, le folle, i gesti, i miracoli. Raramente Gesù prende la parola nel Vangelo di Marco. Solitamente noi vediamo Gesù che non coincide con dei discorsi, ma con delle azioni che compie, con delle cose che fa. Questa è una cosa che colpisce moltissimo quando tu leggi l'Evangelista Marco. Ma ecco che arriviamo a quello che a me interessa. La cosa che colpisce di Marco è una caratteristica che gli esegeti hanno tradotto con questa espressione, il segreto messianico. Sapete in che cosa consiste questo segreto messianico? Nel fatto che tutte le volte che qualcuno dice ad alta voce, almeno nella prima parte del Vangelo, che dice ad alta voce Gesù è il figlio di Dio, tu sei il figlio di Dio, e quindi è una professione di fede, Gesù interviene e mette a tacere le persone, dice non dite niente a nessuno, compie un miracolo e dice non lo dire a nessuno che io ho fatto questo miracolo,
fa delle cose, ma non vuole che si sappia che lui ha fatto queste cose. Ed è un'indicazione molto preziosa per ciascuno di noi e anche per questo nostro discorso che tocca la fede. Credo almeno per tre caratteristiche importanti. La prima, quanto è facile per Gesù diventare famoso attraverso i miracoli? Beh, è davvero molto facile. Proprio all'inizio del Vangelo di Marco, Gesù entra in una sinagoga e la prima cosa che accade in questa sinagoga è un esorcismo. Gesù libera un uomo che è posseduto da un demonio. Venuto fuori dalla sinagoga, quindi ha operato un esorcismo, entra in casa di Simone e che cosa fa? Guarisce la suocera di Simone, di Simon Pietro. Comincia a girare la voce. C'è un uomo che fa miracoli, che libera dai demoni e dalle malattie. Cosa accade? Si crea una processione immensa di persone davanti alla porta di casa. Tutti cercano Gesù per essere liberati e guariti. Ora, che cosa c'è di male? Apparentemente nulla. Ma la gente è convinta che Gesù, in fondo, è un taumaturgo, uno che guarisce dalle malattie, uno che libera dai demoni. La domanda vera è: perché cercano Gesù? Perché è il figlio di Dio? O perché ha il potere di liberare dalle malattie e dai demoni? Viene subito da sé capire che la gente non cerca Gesù perché è Gesù, cerca Gesù per quello che fa. E questa è una cosa molto pericolosa, perché la nostra fede potrebbe essere uguale. Per quale motivo cerchiamo Gesù? Vi siete mai domandati questo? Vi è mai venuto, magari durante una confessione, di dire: solitamente io cerco il Signore quando ho bisogno di Lui? Questo significa che a noi di Lui non è che interessa molto, ci interessa per quello che può darci. E quindi ci interessano i miracoli di Gesù, ci interessa la sua grazia, ci interessa il suo potere, ci interessa quello che Lui riesce a fare. Ma questa è una fede retta? In realtà no, per un motivo molto semplice. Quando la nostra fede si poggia solo e soltanto sulla ricerca di segni e di miracoli, questo sta a significare che quando noi non abbiamo bisogno, Dio non esiste. Oppure, quando finiscono i miracoli e i segni, finisce anche un po' la nostra fede. Questo è un tipo di fede che cerca sempre il sensazionalismo. Andiamo a cercare sempre una cosa strana, no? Perché questa cosa attira la nostra attenzione. Se tu vai a dire: ah, lì è successa questa cosa, questo evento straordinario, le folle tutte vanno lì, che sia vero o non vero, è una pubblicità pazzesca parlare di un segno straordinario. Ma non è anche molto pericoloso far coincidere Gesù come un segno straordinario? Sì, è molto pericoloso, perché le persone che lo cercano non gli interessa nulla della sua vera identità. Gli interessa l'effetto speciale, gli interessa il segno, gli interessa il potere di Gesù. Questo è il motivo per cui tutte le volte che Gesù opera un prodigio o una guarigione, impone di non dirlo a nessuno. Perché questa sorta di pubblicità crea sì tante persone che lo seguono, ma lo seguono per un motivo sbagliato. Non lo seguono perché hanno capito il suo messaggio, non lo seguono perché hanno capito la sua logica, la sua strada, quello che è venuto a indicarci. Lo seguono semplicemente perché ha questo potere. Se voi ci pensate, è completamente il contrario della logica dell'incarnazione. Il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Qual è la delusione che vive il popolo di Israele? Tutti aspettavano il Messia. E come verrà questo Messia? Verrà in maniera tale che ci libererà dall'oppressore, ci libererà dai romani, ci libererà da tutto quello che costringe la nostra vita. Quindi verrà con mano potente e braccio teso, verrà come un guerriero, verrà con la forza, verrà con un segno straordinario in cui noi potremmo dire semplicemente: questo è il Messia. Qual è la delusione?
che il Verbo viene al mondo e invece di venire come un soldato potente, viene come un bambino debole, fragile, che nasce in una situazione difficile, di notte, mentre tutte le case sono chiuse. Il Figlio dell'Altissimo non ha un luogo dove poter venire al mondo e deve nascere in un garage dell'epoca. Non è forse questa una logica completamente diversa da quella a cui noi siamo abituati? Noi pensiamo che Dio è Dio soltanto quando fa cose sensazionali. Rimaniamo scandalizzati invece quando Dio agisce attraverso cose non soltanto normali, ma permettetemi questo termine, agisce attraverso delle cose che ormai noi riteniamo banali. E che cosa ha scelto Gesù come segno per rimanere in mezzo a noi? Il segno del pane, dell'Eucaristia. E che cosa c'è di più semplice, di più quotidiano di un pezzo di pane? Nulla. I nostri occhi, i nostri sensi vedono un pezzo di pane, punto e basta. Solo la nostra fede sa che lì c'è Gesù realmente presente. Pensate un po' che tutti noi, per essere aiutati a ricordarci che Lui lì è realmente presente, ci siamo inventati gli ostensori, che sono un modo che ci dicono: guardate, qui c'è una cosa preziosa, c'è la sua presenza reale, guardate qua. Ma in fondo, se tu togli tutta la cornice, che cosa ti rimane? Un pezzo di pane. Solo la tua fede ti ricorda che lì c'è realmente presente Dio. Ora, vedete, cari amici, la nostra vita non è fatta di cose sensazionali, è fatta di cose normali, di cose banali. E Gesù vuole dirci che è nascosto lì, nelle cose che ormai diamo per scontato, nella nostra vita che ci sembra uguale, nei nostri rapporti che non ci dicono magari più nulla, nelle nostre case, nei nostri gesti, nella nostra quotidianità. La domanda è: abbiamo occhi per accorgerci che Dio è qui presente in mezzo a noi? O per dire di avere fede abbiamo sempre bisogno dei segni straordinari, abbiamo bisogno dei miracoli, abbiamo bisogno che Lui mostri la sua potenza, perché se Lui mostra la sua potenza, allora noi crediamo. I miracoli e i segni servono a rafforzare la fede, non a fondare la fede. Se la tua fede si fonda sui segni, quando finiranno i segni, finirà la tua fede. Se tu la fede ce l'hai, il segno ti rafforza nella tua fede. Non è il motivo della tua fede. E sapete perché? Perché la cosa che scandalizza più di Gesù è quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo all'inizio di questo nostro incontro. Come può il Figlio dell'Onnipotente, ci avete mai pensato a questa parola, onnipotente, Dio può tutto, come può il Figlio dell'Onnipotente fare quella fine che ha fatto? Perdere sulla croce, fallire sulla croce, vivere questa esperienza di sconfitta totale. Che cosa vedono le persone fissando lo sguardo su Gesù crocifisso? Vedono un uomo che perde, un fallito, vedono la debolezza, vedono un'umanità crocifissa. Eppure dietro quell'uomo che perde c'è la vittoria più importante di tutta la storia. La croce è il segno di una vittoria che passa attraverso un fallimento. Ora, se ciascuno di noi non si abitua a cambiare lo sguardo, se ognuno di noi continua a pensare che Dio lo riconosci soltanto nelle cose eccezionali, nei fenomeni straordinari e nei grandi segni, e non ti abitui invece a guardare con occhi di fede le cose di ogni giorno, la quotidianità, la banalità della nostra vita, e saper leggere dietro tutto questo la presenza di Dio, se noi non facciamo questo, arriverà il momento in cui Dio scomparirà dalla nostra vita. E scomparirà non perché è assente, ma perché noi non siamo più capaci di riconoscerlo. Ecco, questo è il primo aspetto. Fraintendere la fede con i segni. Pensare che avere fede significa
credere nei segni straordinari, nei miracoli. I miracoli ci sono, i segni straordinari ci sono, ma non sono il motivo della nostra fede. La nostra fede rimane intatta anche se non ci sono miracoli. Rimane intatta anche quando tutto dice il contrario del miracolo, anche quando tutto va male. Secondo aspetto. Gesù era un uomo che parlava con autorità, ci dice il Vangelo. Che cosa significa parlare con autorità? Tu ti accorgi subito quando una persona sta dicendo una cosa giusta e quando una persona sta dicendo una cosa giusta e ci crede a quello che sta dicendo. Gesù è uno che crede a quello che sta dicendo. Per questo la sua parola è una parola piena di autorevolezza, è una parola piena di autorità. Ma anche questo può diventare pericoloso per ciascuno di noi. Perché se nel primo caso che abbiamo visto prima, tu Gesù lo fai coincidere come il taumaturgo, quello che guarisce dalle malattie, in questo secondo caso Gesù per te è semplicemente un rabbì bravo, che sa parlare bene. Se tu confondi la tua fede con la teologia, cioè se tu pensi che avere fede significa avere una chiarezza teologica sul mistero della vita, delle cose, questo può diventare molto pericoloso per un motivo molto semplice. Provate ad andare in un ospedale, in un reparto di oncologia pediatrica. Avvicinatevi a un bambino che sta morendo di cancro e poi vediamo quanta teologia rimane in piedi davanti a quella sofferenza. Se tu pensi che avere fede significa avere una teologia che tu puoi opporre a tutto quello che capita dentro la tua vita, rimani deluso, perché ci sono dei momenti in cui i tuoi ragionamenti non riescono a capire quello che sta succedendo. Arriva un momento in cui i discorsi che Gesù fa sono incomprensibili se non allarghi la tua visuale. Tra poco, nella nostra celebrazione eucaristica, incroceremo di sfuggita, all'inizio proprio del Vangelo, Nicodemo. E Nicodemo è un discepolo notturno, uno di quelli che vuole conservare la propria posizione nel mondo e allo stesso tempo sente una grande attrattiva per Gesù e lo va a cercare di notte, va a cercare Gesù di notte per parlare con lui, ma non capisce nulla di quello che Gesù gli dice. Perché la sua forma mentis è completamente diversa dalla logica che Gesù sta usando. Ogni volta che Gesù parla con lui, Nicodemo fraintende che cosa significa rinascere dall'alto. Io sono vecchio, come faccio a tornare nel grembo di mia madre? Dice Nicodemo. In realtà Gesù ci dà una teologia, è certamente un rabbì, come certamente un taumaturgo. Ma è troppo poco pensare che Gesù sia semplicemente uno che ci ha dato una teologia. È troppo poco pensare che avere la fede cristiana significa avere un ragionamento convincente sulla nostra esistenza. È troppo poco, amici, troppo poco. Dobbiamo rinunciare a questa visione di fede che fa coincidere la nostra vita di credenti con una teologia convincente. Volete che sono ancora più concreto? Basta che una persona impari tutto il catechismo per dire che è credente? Guardate che il catechismo lo possiamo imparare anche a memoria, ma questa cosa non ci rende automaticamente credenti. Perché essere credenti non significa avere perfettamente tutte le informazioni giuste su Dio. Serve qualcos'altro. Serve un cambiamento di mentalità, un modo diverso di guardare le cose e di pensare le cose. Sapete qual è il termine che il Vangelo usa per dirci questo cambiamento? Conversione. Tutti noi siamo convinti che una persona che si converte è semplicemente una persona che prima faceva il male e adesso smette di fare il male. Ma questa è solo una visione morale della conversione. La conversione è che tu fino a ieri ragionavi in un modo e poi cominci a ragionare in un modo diverso, perché qualcuno ti ha messo in una prospettiva diversa, ti ha aiutato a guardare le cose da un altro punto di vista.
E tu non riesci più a guardare la vita se non a partire da quel punto di vista diverso. Gesù ci ha convertiti perché ci ha dato una visione diversa delle cose. Ci ha detto: non dovete guardare le cose da qui, ma da quest'altro punto. Non dovete guardarle dal basso, ma dovete guardarle dall'alto. E dall'alto di che cosa? Dovete guardarle dall'alto della croce. Da lì si vede bene la vita. Ma ci arriviamo. Terzo aspetto. Chi è il Messia? Il Messia è colui che deve salvarci dalla nostra schiavitù, dalla nostra oppressione. Ad esempio, ai tempi di Gesù, l'oppressione ha un nome, un cognome, è l'impero romano che fa questo. E quindi il Messia è colui che deve risolverti il problema di quell'oppressione. Praticamente, la delusione che Gesù genera nel cuore di alcuni dei suoi discepoli, uno in particolare, Giuda. Giuda non è cattivo, è deluso, è diverso. E quello che fa di cattivo lo fa a partire da una delusione. E qual è la delusione di Giuda? Che Gesù non è il politico che si aspettava. Lui pensava a un messia politico. Uno che viene e dice: non vi preoccupate, vengo qua, faccio una riforma dell'economia, una riforma delle leggi, una riforma dello Stato, vi do una forma nuova di stare al mondo, nei vostri rapporti, cambio la società e questa cosa vi renderà felici. È la grande tentazione di pensare che il cristianesimo, e quindi la persona di Gesù, ha valore messianico perché cambia le circostanze intorno a noi, cambia i romani, ci toglie i romani e quindi noi siamo liberi e quindi noi siamo felici. Quando ti accorgi che Gesù non interviene sulle circostanze, non cambia i romani, ma cambia il tuo cuore, ecco la salvezza, tu rimani male perché ti aspettavi un altro. Ti aspettavi uno che veniva lì e ti risolveva il problema che ti tormenta. Un messia politico, altro grande rischio. Guardate che a noi il Signore ci ha chiesto di avere cura dei poveri, ma è molto sbagliato pensare che noi cristiani abbiamo la soluzione alla povertà, perché non ce l'abbiamo. A noi il Signore ci ha chiesto di amare appassionatamente le circostanze della storia che stiamo abitando, ma è molto presuntuoso pensare che noi possiamo risolvere tutte le ingiustizie e chiudere tutti i problemi esistenti al mondo. Il cristianesimo non si pone come soluzione. Il cristianesimo è una maniera di stare al mondo, che prende a cuore il mondo, che ha cura del mondo. Si comporta un po' come quelle persone che, anche se si trovano davanti a un malato terminale e sanno che non possono cambiare nulla, continuano ad amarlo fino all'ultimo istante della sua vita. E questo sapete perché per noi è inconcepibile? Perché viviamo in una società che è basata sul verbo fare. Le persone valgono per quello che fanno. Le persone valgono per quello che producono. E quando una persona smette di produrre, non vale nulla. Quando una persona anziana smette di essere utile alla società perché non produce più nulla per la società, è un peso. E tu che cosa fai dei pesi? Te ne liberi. È inconcepibile uno invece che ti dice che devi amare una persona anche quando non produce più nulla. Perché? Perché è preziosa. È una logica diversa. Noi non abbiamo un modo che risolve la vecchiaia o la malattia o la fragilità di un bambino, tutto quello che volete. Noi non abbiamo questa soluzione. A noi il Signore ci ha chiesto di amare le persone e le circostanze che abbiamo e che viviamo, di amarle, di aver cura. Quanto è deludente quando Gesù si rivela come un messia che non ci libera dai romani,
togliete alla parola Romani e metteteci tutto quello che volete. Quanto è deludente quando Gesù non è questo. Allora, vedete, abbiamo percorso una strada. Gesù taumaturgo, Gesù rabbì, Gesù messia politico. Queste sono tre derive della nostra fede. Credere per i segni, credere per i ragionamenti, convincenti, credere pensando che Dio sia la soluzione a tutti i problemi che viviamo. Allora, in che cosa dovremmo credere? Qual è la fede giusta? Che cosa significa credere davvero? Tutto il Vangelo di Marco è un tentativo di Gesù di tenere in silenzio questa sorta di perversione della sua immagine. Non dovete parlare, non ditelo a nessuno. Se dite che io sono il figlio di Dio, a partire dai miracoli, la gente fraintenderà. Se dite che io sono il figlio di Dio perché faccio dei discorsi interessanti, la gente fraintenderà. Se dite che io sono il figlio di Dio perché riesco a salvare la questione delle tasse romane, vi ricordate, date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, insomma, se io faccio questo, la gente fraintenderà. C'è un momento in cui Gesù non dice più di stare in silenzio. È quando la sua vita comincia ad essere in discesa, quando le folle cominciano a diradarsi, quando lui comincia questo percorso che noi chiamiamo la Via Crucis, la via della croce. Man mano che Gesù arriva ad assumere questa debolezza, questa fragilità, man mano che lui rivela tutto quello che della vita noi non vorremmo avere, ce lo mostra, ce lo fa vedere, da quel momento in poi chiede che tutti lo riconoscano. Non dobbiamo riconoscerlo in virtù della sua forza, ma lo dobbiamo riconoscere a partire dalla sua debolezza. Lo dobbiamo riconoscere a partire dal suo fallimento. Lo dobbiamo riconoscere a partire da quello che a noi non piace di lui. Non vi preoccupate, tra un istante cercherò di calarlo esistenzialmente. Che cosa significa poi, quando torneremo a casa, questa roba qui? Mi interessa però questo brano che abbiamo letto al capitolo 15 del Vangelo di Marco, perché proprio mentre tutti lo stanno prendendo, picchiando, crocifiggendo, insultando, quando cominciano a dire «Salve re dei giudei», quando gli mettono un'etichetta per denigrarlo, quando persino le persone che sono crocifisse intorno a lui gli parlano male, tutti sono contro di lui e lui muore in un modo terribile, professando la solitudine che sente sulla croce, come dicevamo ieri, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi, sentite, la morte di Gesù non è una morte romantica, Gesù muore gridando. Provate a stare davanti a moribondo e a vedere che non è che muore col sorriso, ma muore gridando. Muore in un modo tremendo. Bene, davanti a questa morte sentite che cosa accade. Gesù, dando un forte grido, spirò. E il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. E il centurione romano che si trovava di fronte a lui, avendolo visto morire in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Adesso sì che questa è una professione di fede. Non viene dai miracoli. Non viene da quanto uno sa parlare, non viene dalle soluzioni. Uno professa la propria fede davanti a Gesù crocifisso. Prova a dire che quell'uomo appeso in croce è davvero il figlio di Dio. Allora hai cominciato a ragionare secondo l'ottica del Vangelo. Vi avevo promesso che
avrei portato nella vita esistenziale di ciascuno di noi questo ragionamento. E voglio farvi un esempio. Quando una persona soffre, solitamente dopo quella sofferenza non è più la stessa persona di prima. Quando una persona soffre, comincia a diventare più fragile a causa della sofferenza. E a partire da quella fragilità capisce le cose, è sensibile alle cose in un modo completamente diverso. Quel dolore ha sprigionato dentro di lui, da una parte una grande debolezza, ma dall'altra parte anche una straordinaria empatia. Avete mai pensato che solitamente le persone che soffrono si accorgono della sofferenza degli altri? Perché ci sono passate, perché sanno che cosa significa questo. Ora, per noi cristiani, il passaggio dall'esperienza della croce, il passaggio dall'esperienza della nostra debolezza, della nostra miseria, delle ingiustizie del mondo, il passaggio dai fallimenti, da quello che il Vangelo chiama croce, può produrre due risultati: o dannarci e quindi rifiutare Dio, rifiutare questo amore, oppure lasciare che tutto questo ci trasformi, tiri fuori da noi uno sguardo completamente diverso, ci aiuti a guardare le cose da un'altra prospettiva. Perché noi siamo cristiani? Perché abbiamo deciso di guardare il mondo a partire dallo sguardo di Gesù crocifisso sul mondo, non a partire dai suoi miracoli, non a partire dai suoi discorsi, non a partire dalla sua forza, ma a partire dal suo sguardo sulla croce. E che cosa fa Gesù sulla croce? Sulla sua bocca si trovano imprecazioni? No, sulla sua bocca si trova questo: perdona loro, perché non sanno quello che fanno. È il perdono, è la misericordia, è il capovolgimento. Lo sapete perché questa cosa ci lascia senza parole? Perché noi siamo abituati che il male produce il male. Se io ti tiro un pugno, qual è la tua reazione? Che me ne dai un altro. E invece noi ci troviamo davanti a un uomo che tu gli tiri un pugno e non reagisce dandoti un altro pugno, non reagisce al male con il male, riesce a reagire al male con il bene. Questa è la vittoria cristiana, questa è la croce, questa è la grande lezione di noi cristiani: sapere che anche se siamo immersi in una storia che è fatta di ingiustizie, che è fatta di cose contro di noi, tutto il male che viviamo dentro la nostra vita non deve tirare fuori il male da noi, ma deve farci decidere ad amare, a opporre a questo male il bene. Da questa decisione un cristiano è un cristiano. Questo significa che noi non siamo cristiani perché riusciamo a fare i miracoli. Non siamo cristiani perché sappiamo parlare bene davanti a uno che ci dice spiegami la tua fede, dice quanto vorrei saper spiegare in modo tale che lo convinco. Noi non siamo cristiani perché qualcuno bussa alla nostra porta e dice tu che sei cristiano dammi la soluzione. Noi non siamo cristiani per questo, siamo cristiani perché siamo convinti che qualunque cosa capiti dentro la nostra vita, soprattutto quando la vita ci mette in croce, noi possiamo vincere se assumiamo la stessa posizione che assume Gesù su quella croce. Questo fa dire al mondo: davvero, quest'uomo è un figlio di Dio. Non le nostre parole, non i nostri segni straordinari, non la nostra forza, il modo con cui noi reagiamo alla vita, il modo con cui noi accettiamo di stare in croce. Accettiamo di perdere per vincere. Chi ha dato la forza a Gesù di fare tutto quello che ha fatto? Vi siete mai domandati questo? Come può un uomo fare quello che ha fatto Gesù? Gesù, che è veramente uomo, non solo veramente Dio, ma è veramente uomo, ha potuto fare tutto questo per un motivo molto semplice: perché si sentiva amato da suo Padre.
è l'amore che il Padre gli ha dato, che è stata la forza di Gesù, sempre. Persino quando quel padre non lo sentiva più, la memoria di suo padre gli ha dato la forza di morire e di perdere in quel modo, e quindi di vincere. E a noi cristiani, ecco, questo è il grande mistero della nostra fede trinitaria. Se la forza di Gesù è suo padre, la forza nostra è Gesù. In Gesù noi arriviamo al Padre, ma il Padre ci ha dato Gesù perché ognuno di noi non dica non ho la forza, perché tu hai Gesù, perché Gesù è con te, perché lui ti ama fino al punto di essere morto per te. È l'amore suo che ti dà la forza di fare questo, non perché tu ne sei capace. Tu non sei capace di vivere così. Ma se lasci che l'amore di Gesù entri dentro la tua vita, tu diventerai capace di vivere così, di essere un marito così, una moglie così, un padre così, una madre così, un ragazzo così, un malato così, un professionista così, un prete così, un missionario così, una religiosa così. E saperci e sentire l'amore di Cristo dentro la nostra vita, che ci aiuta a vivere in questo modo. E l'amore di Cristo non è un ragionamento, l'amore di Cristo è un'esperienza. Qual è il luogo dove noi facciamo l'esperienza di questo amore? Innanzitutto i sacramenti. L'Eucaristia e la confessione sono il luogo dove noi attingiamo a questo amore. Ma poi la potenza della parola di Dio, che misteriosamente fa riaccendere dentro di noi il fuoco di questo amore. Vi ricordate i discepoli di Emmaus, quando parlavano con Gesù durante la strada, mentre se ne tornavano a casa, no? Non sapevano che era Gesù, solo dopo scoprono che è Gesù. E che cosa si dicono subito dopo? Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo sconosciuto parlava con noi? Fratelli, ma non sentite ogni tanto il fuoco che vi brucia dentro, sentendo alcune cose? E non è forse il Signore che fa questo? La parola che accende il fuoco dentro di noi. Ancora, qual è il luogo dove noi attingiamo l'amore di Cristo? Gli altri, i fratelli, le sorelle, gli amici. Come si chiama questo mistero? La Chiesa. La Chiesa è il mistero di alcune relazioni che ti salvano. Sacramento universale di salvezza. Relazioni che ti salvano la vita. Ora, qua ci sarebbe da domandarci tre cose. Qual è il nostro rapporto con i sacramenti? Qual è il nostro rapporto con la parola? Qual è il nostro rapporto con la Chiesa? Senza l'amore di Cristo siamo destinati ad accontentarci di miracoli, di discorsi e di speranze messianiche. Grazie all'amore di Cristo noi possiamo vivere e morire e risorgere come Lui. E questo è il segreto dei santi. I santi non sono dei coraggiosi, soprattutto i martiri, non sono dei coraggiosi che sono andati in maniera eroica a morire. La liturgia, quando parla dei martiri, dice questo: tu, Signore, doni agli inermi, a quelli che hanno paura, la forza del martirio. Uno, se si immagina i problemi di una famiglia, se se le immagina, non la vuole la famiglia, se se lo immagina. Ma quando si trova con una famiglia e con dei problemi, il Signore gli dà la forza in quel momento di affrontarli quei problemi. Se tu ci pensi, la forza non ce l'hai. Ma se tu ti trovi in quella circostanza, il Signore ti aiuta, te la dà la grazia, in quel momento ti dà la grazia. E questa è la nostra forza. È l'amore di Cristo che ci sospinge, dice Paolo. L'amore di Cristo. Avere fede significa fare tesoro di questo amore. Avere fede significa arrivare al punto di professare la nostra fede come questo pagano. Il centurione romano è un pagano,
uno lontano, uno che non ha sentito tutte le catechesi, discorsi, eccetera. Ma soltanto vedendo Gesù morire in quel modo, ecco che dentro di lui la professione di fede. Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Io vi auguro di professare così la vostra fede. Vi auguro di poter riconoscere che Cristo è davvero il Salvatore, ma lo è al di là di tutte quelle immagini sbagliate che ci siamo costruite su di lui. Lo è a partire da una cosa che San Paolo definisce in questo modo. Dice: la croce è scandalo per i giudei ed è pazzia per i pagani. Che tradotto significa? Per uno che capisce un po' di fede, se tu ragioni in questo modo, la croce è un ostacolo, è scandalo. Non è possibile che Dio permetta una roba simile se dice di amarti. Invece è proprio lì che si realizza l'amore. Avete presente questo grande fraintendimento educativo che noi viviamo? Un genitore pensa che ama il figlio se lo protegge da tutti i problemi. Se tu ami tuo figlio proteggendolo da tutti i problemi, sapete che cosa avete tirato su? Un insicuro. Se tu ami tuo figlio, non gli devi risolvere tutti i problemi, ma gli devi dire: affronta i problemi e sappi che ci sono io con te. Questo tira fuori il meglio di un figlio. Questo ha fatto Gesù con noi. Questo ha fatto Dio con noi. Non ci ha risolto tutti i problemi. Ci ha detto: qualunque cosa accada, sappi che io sono accanto a te. Ecco la nostra forza. Ma se tu pensi che l'amore è uno che ti protegge da tutti i problemi, è uno scandalo quando uno ti dice: amico, guarda, non verrò a risolverti i problemi, perché tu puoi affrontarli. Ma io penso di non poterli affrontare. Non ti preoccupare, non sei solo. Ci sono io con te. Allora sì. Questa presenza, questa compagnia, questa rivoluzione è l'esperienza dell'amore che passa attraverso la croce. In questo senso, ognuno di noi può cambiare il mondo